Con suo nipotino Sandro Giacobbe, benvenuto, come stai? Col Come piccolo state? Filippo, Anzi. ciao Filippo. Ciao Beppe, ciao Anna, guarda qui ciao Filippo che è qui vicino a me. Ciao Sandro. C'ha la sua chitarra, vi sta salutando. Ma suona già quindi? Ciao, come state? Bene, tu, voi? Lui suona già, suona chitarra, pianoforte, batteria. Non si sa come suona, però suona. C'era nel DNA, quindi, l'ha ereditato da te? Beh, dal nonno qualcosa ha preso, se non altro l'amore per la musica, perché quando arriva a casa la prima cosa vuole scendere in studio e toccare tutti gli strumenti che ci sono, quindi l'amore per la musica c'è. Poi vedi, sei? Si è armato anche di chitarra. Quindi... Che nonno sei tu? Come ti reputi, come ti definisci? Sono un nonno che vizia troppo suo nipotino. Come tutto tutti. Quello che non ho fatto con i miei figli, quando posso lo faccio con lui. Infatti la mamma Greta e papà Alessandro sono un po', ce l'hanno un po' con me, perché gli ho insegnato ad andare a prendere l'aperitivo al bar con le patatine. A chi? A tuo gli ho insegnato nipote? Tante altre cose. A tuo quindi... nipote l'aperitivo? A Filippo è sì, così sì. Piccolo. Che cosa bevi l'aperitivo? No, un succo di frutta? Anzi, Beppe... Beppe, non sai tu che è lui che mi ci porta, per la verità. Ah, ecco. Ma lui berrà il succo di frutta, ovviamente, dai. Sì, però... No, beh, sì, lui beve il suo succhino, però per lui è importante avere le patatine. Ma siccome le patatine arrivano poco prima di mezzogiorno e mezzo, che dove poi va a pranzare, a mangiare, allora mi sgridano perché dicono che quando viene a mangiare le patatine, poi dopo a casa non mangia più. Ha ragione. Vero? Che non mangi. Ma come è cambiata la vita, quindi, insomma, da quando sei diventato nonno? È completamente stravolta, no? Beh, Beppe, assolutamente sì. Io, vabbè, ero fuori dalla sala parto quando è nato Alessandro, mio figlio, e ero fuori dalla sala parto quando è nato anche Filippo. E quindi è stata una gioia meravigliosa, una gioia incredibile, finalmente il primo nipotino, e quindi insomma è veramente una grande gioia, cambia la vita assolutamente. Senti, c'è la chitarra. Quando di... dicono, ma quando sarai nonno vedrai. E cos'è successo? Dici, Sandro. È proprio così, è cambiata la vita, perché anche appena manca magari qualche giorno che non lo vedi, ti viene voglia di andarlo a trovare, o lui viene a trovare il nonno, è vero che viene a trovare il nonno? Senti, cosa c'ha il nonno? Tante chitarre? Infatti hai la chitarra, ci vuoi accennare il tuo grande successo che tutte le italiane hanno adorato, insomma quegli occhi verdi che tanto amiamo? Sì. La tua chitarra ce l'hai, Sandro? Eccolo. Eccola. La mia chitarra è qua. Ce la fai ascoltare? Forse voi volete se... Gli occhi di tua madre, certo. Ma certamente, mi fa molto piacere. Piove da qualche minuto, con le campane anche. Bello, ci piace, in diretta. Mentre non riesco a spiegare cosa mi è capitato. C'è Filippo con la chitarra. E quando l'ho avuta di fronte, che scherzo m'hanno fatto gli occhi miei. Perché sei uscita, perché m'hanno fatto innamorare. Gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare. I tuoi passi e un tuffo al cuore immenso, se ci penso. Che bel duetto, questo in esclusiva c'è tempo per, vedi, proprio un bel esempio di nonno e nipote. In esclusiva, Filippo, è la prima volta che va in televisione? È la primissima volta, sì, giusto una foto quando abbiamo fatto Affari Tuoi,
però è la prima volta che si esibisce con me, che suona la chitarra, visto allora, che chitarrista questa, che ho trovato. Per questa esclusiva.